Un altro furto che si trasforma in rapina per aver spinto a terra una guardia giurata che li aveva scoperti e un altro supermercato, l'Esselunga di Marlia, che finisce nel mirino dei malviventi. Questa volta però ad interessare i ladri, due romeni di 21 e 22 anni, non sono i contanti, ma bensì dei cosmetici. Erano circa le 17 di venerdì, i due giovani entrano nell'esercizio commerciale, si recano al reparto dei trucchi e iniziano a trafugare fondotinta, rimmel, matite, profumi e quant'altro per un importo di circa 500 euro, nascondendo il tutto nel costume da donna che si erano messi sotto il maglione. Un sistema ingegnoso che però non gli è servito per mettere a segno il colpo, perché a monitorare su di loro vi erano le telecamere a circuito chiuso interne al supermercato della frazione Capannorese. Quando i due hanno quindi fatto per recarsi all'uscita, la guardia giurata ha cercato di bloccarli, ma vistisi scoperti questi hanno spinto e gettato a terra il vigilantes, che comunque con l'ausilio anche dei carabinieri giunti sul posto dopo che erano stati allertati dalla direzione è riuscito a bloccarne uno mentre l'altro fuggiva in direzione del fiume che si trova dalla parte opposta della strada. Una fuga però che è durata solo un'ora, il giovane infatti è stato poi trovato dai militari del nucleo radiomobile nascosto sotto il ponte sul Serchio. Manette ai polsi per entrambi, i due accusati di rapina impropria aggravata sono finiti in carcere in attesa dell'udienza di convalida dal giudice delle indagini preliminari.